Buonasera a tutti quanti. Io stavo facendo un po' quattro conti e questo vale per tutti. Ok? Allora, se io prenderei annualmente 54.000 euro e lo vado a dividere per 12 mesi, sono 4.500 euro al mese. 4.500 euro al mese diviso su 22 giorni lavorativi e 24 ore impegnate sul camion, io vado a prendere 8,52 euro l'ora. Ok? Se io da questi 4.500 euro ci tolgo 100 euro di Renzi, 100 di tredicesima e 100 di quattordicesima, io arriverei a 4.200 euro al mese. Se io questi 4.200 euro al mese gli vado a togliere con una moglie e due figli a carico, 258 euro di assegni familiari, mi restano 3.942 euro. Se io questi 3.942 euro li vado a suddividere su 22 giorni, io prendo 179 euro e 18 centesimi al giorno. Se io i 179 euro li vado a suddividere per 24 ore che sto impegnato su un camion, vado a prendere 7 euro e 46 centesimi l'ora. Ok? Sulla busta paga, riguarda anche me questa cosa, c'è scritto che io dovrei prendere 10 euro 70 centesimi l'ora. Per 9 ore di guida io dovrei prendere 96 euro e 30 centesimi per 9 ore di guida. Per 26 giorni io dovrei prendere 2.503 euro e 80 centesimi. Con questo cosa voglio dire? Se io sto impegnato 24 ore sul camion, e andando a suddividere tutte queste cose con uno stipendio di 4.500 euro al mese, e vado a togliere tutte queste cose, mi vado a fare i conti, e arrivo a un totale che io prendo 7 euro e 46 centesimi alle 8 euro e 52 centesimi l'ora. Vuol dire che se Napoli Trans mi dà 3.000 euro al mese, mi sta dando 5 euro all'ora. Non so se rende.